Questo è il suo senso del conto che gli è stato dettato. Ora, prima di passare a un'altra domanda, io vorrei darvi un campione di come sia scritto questo libro e ditemi voi se è contato. La scena è la madre Lucrezia e uno dei due figli, Filippo, e c'è un alternarsi, la madre spiega al figlio perché debba combattere l'altro fratello e lo fa distaccandosi dal pathos che sente, facendo un lavoro a maglia nel frattempo che parla. E c'è questo doppio binario di gesti descritti e parole dette, in cui il sapiente dettatore di Buttafuoco fa ogni gesto metafora di quanto viene detto. La padrona le fece cenno di no, la nutrice. Voleva restare sola con Filippo e quando la donna uscì lo invitò a genuflettersi ancora, adesso non per contrizione bensì per riposare sulle sue ginocchia. Il mio unico comando, disse donna Lucrezia, è che dentro di voi ci sia solo il dovere, voi dato al figlio. Poi, disteso il filo della matassa, ne soppesò i riflessi e, accarezzando il figlio, disse ancora: tu, Filippo, sei al comando dell'ordine militare della Stella. Una doppia ed elaborata treccia passò dal primo al secondo ferro e si unì al pezzo già formato. Scipione, tuo fratello, è il comandante degli eserciti tutti di Turchia. Il fine filo già svelava la trama di un pregiato manufatto. Tu, figlio mio, non puoi sottrarti al tuo dovere, né lui al suo. E perché allora, sbottò Filippo, al primogenito è concesso di abbracciare il fratello, mentre a me è fatto obbligo di ucciderlo? Tuo fratello Carlo ha i doveri del casato, affari e obblighi che derivano da un ruolo i cui criteri sono spesso diversi dalla guerra. Un pianto ruvido, a stento soffocato dai rigori marziali, scosse Filippo. Col capo chino sul ventre di donna Lucrezia si prendeva quel tepore per averne conforto. «Che inutile paura ti coglie, soldato», disse la madre. «È l'amore verso mio fratello. Se lo scansassi in guerra sarebbe peggio che odio. Il tuo amore lo dimostri cercandolo in battaglia. E lui lo sa? Lui, Sinan Pascià, conosce questo dovere che tu mani.